Apriamo la giornata così con una triste notizia. Lutto del mondo del cinema e della televisione italiana. È morto Gianfranco D'Angelo. Era un attore, era un comico, un doppiatore, un imitatore, un cantante. Era nato a Roma nel 1936 ed è stato l'attore più importante e più famoso della TV negli anni 80. Gianfranco D'Angelo è morto nella notte fra il 14 e il 15 agosto. Poche ore fa la notizia è stata girata in tutto il web. È morto nel Policlinico Gemelli di Roma dopo una breve malattia. Avrebbe compiuto 85 anni il 19 agosto. Darne la triste notizia è stato proprio il suo ufficio stampa in una nota. Lui, come vi dicevo prima, era attore, era comico, era un doppiatore, era un imitatore, era un cantante ed era nato a Roma. Dopo aver svolto tanti lavori, debutta in Rai proprio all'inizio degli anni 70, dove è apparso in vari programmi a fianco dei personaggi di punta dell'epoca, come l'amatissima Raffaella Carrà o Sandra Milo. Ha partecipato anche al Bagaglino con Pippo Franco e ha recitato in tantissimi film a teatro e anche in televisione. Ha partecipato a programmi importanti come Drive-In e recentemente l'abbiamo visto anche a Striscia la Notizia. Tanti lo ricordano come il re del sorriso. Gianfranco D'Angelo lascia due figlie, Daniela e Simona, entrambi attrici proprio come suo padre. Condoglianze alla famiglia e l'Italia ha perso oggi un altro personaggio cult, storico e importante della TV italiana.